Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di video verticali o in generale di contenuti verticali. Con l'avvento di TikTok, praticamente la forma in cui noi andiamo a produrre contenuti è letteralmente cambiata. All'inizio c'erano le storie, però comunque non facevano molta presa nella creazione di contenuti. Con l'avvento di TikTok, invece, Instagram e successivamente anche gli altri, come si dice, anche le altre piattaforme si sono adeguate a quelli che sono i contenuti verticali. Se immaginiamo ad esempio YouTube, adesso noi troviamo YouTube Shorts, cioè video brevi e verticali. Quindi è diventato sempre più necessario poter girare contenuti in verticale. Però molto spesso noi dobbiamo in realtà girare in multipiattaforma, perché il contenuto potrà andare tanto quanto su YouTube nel formato normale, in uno Shorts, in un Reel, come promo per quanto riguarda Instagram e così via. E come facciamo? Beh, la questione è molto semplice. Innanzitutto dobbiamo iniziare a pensarlo prima che il video potrà essere eventualmente tagliato in verticale e quindi avere un'immagine abbastanza centrata e avere i soggetti composti in un determinato modo. In genere io utilizzo la regola dei terzi, quindi ho la mia banda laterale ovviamente per i 16 noni, però le linee guida centrali della regola dei, diciamo, dei terzi mi aiuta a centrare bene o male, a bilanciare quelli che sono gli elementi della composizione. Un altro piccolo suggerimento è utilizzare una inquadratura più grandangolare. Se sappiamo che dobbiamo andarla a ritagliare, conviene innanzitutto utilizzare un formato più grande di quello che ci serve. Immaginiamo il 6K quando il video ci serve in 4K, il 4K per il Full HD e così via. Siccome la maggior parte dei contenuti ancora per fortuna gira in Full HD, noi possiamo tranquillamente girare in 4K sapendo che poi andremo a ritagliare, a croppare, a fare zoom e fare tutto quel lavoro che ci serve poi in post-produzione. Il lavoro può essere reso più semplice grazie all'aiuto dei software. C'è ad esempio Adobe Premiere che a partire dalla versione 2020 ci offre un'intelligenza artificiale che è in grado di tracciare il soggetto e centrare la nostra, diciamo, inquadratura per le diverse piattaforme. La funzione che tra poco vi farò vedere perché andremo sul computer alle mie spalle a montare è semplicemente la funzione applica reframe automatico. Il reframe automatico ci permette di tagliare il video nelle varie, diciamo, formati, nelle varie grandezze necessarie alla piattaforma che vogliamo utilizzare. Che cosa farò vedere in questo video? Beh, in questo video io ho utilizzato del footage che ho girato come backstage di un servizio fotografico, ho utilizzato come camera per registrare il servizio una banale Sony HX90, sì, HX90, questa qui. Vediamo se riesco a farvela vedere. Questa qui montata su un gimbal per avere un effetto più cinematico. Ho registrato in Full HD a 60 fps in modo da poter rallentare poi eventualmente il filmato, avere degli slow motion. Ho montato le battute, cioè i tagli del video sulle battute musicali. Ho semplicemente aggiunto qualche piccola transizione, qualche effetto sonoro e un paio di livelli per quanto riguarda la color correction, perché purtroppo questa qui non ha un profilo flat e diciamo fa abbastanza schifo. È una delle prime fotocamere che ho utilizzato. Siccome però, diciamo, la fotocamera principale o le fotocamere principali le stavo utilizzando, diciamo, per appunto fare lo shooting, ho dovuto utilizzare per forza una di queste, come fotocamera secondaria. Comunque, bando alle ciance, andiamo su Adobe Premiere e continuiamo lì la chiacchierata e vi faccio vedere un attimo queste fantastiche funzioni. Forza! Adesso andiamo a vedere che cosa andiamo a fare. Come potete vedere, il nostro progetto ha creato diversi livelli. Un primo livello ho dato una giustatina, ho dato una regolazione, quindi ho fatto il classico, diciamo, color correction. Nella secondo livello invece ho dato una bottarella di color grading. Ho aggiunto delle transizioni con dei semplici effetti e poi dei tagli musicali e una chiusura. Che cosa andiamo a fare? Quello che andiamo a fare è molto semplice. Siccome il soggetto è abbastanza centrale, vedete? Andiamo nella funzione sequenza. Applicare frame automatica alla sequenza. Quello che andiamo a fare è prendere il formato 9 sedicesimi, quello verticale, classico da TikTok, e andiamo a crearlo. Ora che cosa succede? Il 60% delle volte lo sbaglia, cioè il 60% delle volte non viene perfetto. Allora, vediamo che cosa è successo. Ha analizzato il nostro video, la nostra sequenza, è andata a creare dei keyframe, vedete? Andando a posizionare la nostra modella all'interno del video. Laddove il video dovesse non andare bene,
Pensiamo ad esempio, c'è questo punto in cui non sono stati creati dei keyframe, se ricordo bene, questo qua, ok? Lo andiamo a creare noi, ci aggiungiamo il keyframe che ci serve e ci dà la posizione all'interno del video, vedete? Problema non c'è. Aggiungiamo dei keyframe alla nostra clip e abbiamo il nostro montaggio. Adesso vi faccio vedere i due montaggi vicino, quello intero a 9 sedicesimi e quello a 16 noni, per farvi vedere un po' com'è venuto. Consigli che vi posso dare, quando ad esempio noi abbiamo una sequenza, adesso cancelliamo questo video, abbiamo una sequenza del genere, ok, e la vogliamo andare a lavorare manualmente, la prima cosa che bisogna andare a fare nel caso in cui le dimensioni non siano corrette è andare a regolare le dimensioni. In questo caso siamo fortunati perché, come vedete, diciamo copre pienamente il frame. Però può capitare che andando a lavorare il nostro video non possiamo andare a ingrandire l'immagine e mantenere intera la nostra proporzione, ma possiamo, ad esempio, ingrandire un poco e andare a complementare le parti mancanti o con altri video, o con un fondale, o ad esempio i colori del brand, o così via. È un modo molto, molto rapido, molto semplice di poter esportare un video per più piattaforme, è un modo molto veloce, molto semplicistico. Per fare un lavoro di precisione bisognerebbe andare a scegliere il keyframe singolarmente per ottenere un risultato ottimale, però già così possiamo ottenere un'esportazione rapida. Ragazzi, spero che questa funzione vi torni utile, spero che questo video sia stato abbastanza pratico e possa aiutarvi a ottenere risultati migliori con i vostri reel e i vostri contenuti anche in verticale. Se questo video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici e con me, se va, ci vedremo nel prossimo video. See you next!